là dove non esiste il tempo, dove l'amore è voluttà perversa, dannazione eterna. Un tetro castello nei Balcani, la bocca fumigante dell'inferno. Feroci leggende che si trasformano in realtà. Statue dall'espressione tormentata. Una fiaba popolare, forse. Un pallido regno sublunare, dove tutto è possibile. Dove amore e morte, piacere e sofferenza non sono che illusioni. Dove anche la più rassicurante realtà si trasforma in un incubo. Improvvisamente apparve il castello, massiccio, con i suoi torrioni col tetto conico, a punta, le mura a barbacane e il bastione merlato. Sulla facciata le finestre a bifora erano illuminate. Alle pareti, insieme alle armi, erano appesi trofei di caccia, teste di orsi e di cervi, per lo più. Un lampadario di ferro battuto, con una moltitudine di candele, fiammeggiava e traeva bagliori metallici dalle armi appese al muro. Sciabole, yatagan, spade, antichi fucili turchi, nagaiché, pugnali ricurvi del Kurdistan. Masha aspettava, tutta raggomitolata in un angolo della grande camera da letto. Sapeva anche troppo bene quello che stava per accadere. Il tempo trascorreva come una fiumana torbida e stanca. Nella camera, malamente riscaldata dal fuoco di un camino, le ombre erano minacciose. Una lampada d'alabastro, pallida e quasi lugubre, pendeva dal soffitto a volta. Le dorature di un'icona scintillavano in un angolo. Poi gli alberi si diradarono e apparve un tetro castello. Dietro le massicce muraglie tappezzate di muschio si ergevano contro il cielo rupi aspre, taglienti, nude. Più lontano, all'orizzonte, biancheggiavano le vette nevose del Mushallah e dell'acroro di Rodope. La luna, quasi piena, illuminava il cortile con la sua luce bianca, senza vita, e delimitava nette voragini di ombra. Le torri del castello si ergevano nel cielo argenteo, vaporoso ed affascinanti, come un sogno di fate. Olga si era ritirata in camera sua e non dormiva. Aveva un appuntamento importante. L'angoscia che per mesi l'aveva turbata se n'era andata e al suo posto era subentrata una brama insolita di piaceri proibiti e crudeli. Infilò un bellissimo abito da sera e cominciò a scegliere i gioielli da mettersi addosso. Ogni tanto gettava un'occhiata all'orologio sul cassettone. Il tempo sembrava non passare mai. Era lento e torpido. Aprì la porta e restò in ascolto. Silenzio profondo. Nulla e nessuno. Allora si recò in biblioteca ed infilò la chiave nella toppa di una porticina quasi nascosta nella tappezzeria. Si trovò in un corridoio, con le pareti coperte da vetusti arazzi, sui quali erano raffigurati dei santi bizantini,
delle fanciulle dalle lunghe trecce bionde, eroici cavalieri a cavallo, dragoni con la cresta verde e le fauci di fuoco. Era il tramonto. Una nuvolaglia color porpora si disfaceva in striature violacee. Era un cielo tragico, che lampi illuminavano ogni tanto l'orizzonte in direzione del Mushellah.